Ciao, benvenuti nel mio podcasting stagione 13. Vi racconterò le vloggate che sui miei blog hanno avuto più successo. Fate riferimento al blog Mia Fantascienza, Mio Radar e Paleo Contatto. Ciao! Stagione 13, episodio 154, The Russian Far East as a Regional Actor in Asia. Ciao, benvenuti in un altro episodio di mio podcasting. Traduzione in italiano per gli utenti non dotati di skill linguistici in inglese per seguire la conferenza online NUPI sulla regione della Russia siberiana come attore regionale in Asia. E di questo che, se vorrete, andremo a parlare rapidamente in questa bloggata audio. Se vorrete approfondire su quanto riguarda appunto la conferenza dell'università del NUPI del 20 aprile 2015, seminario ufficiale NIAR sull'Asia moderna del 20 aprile 2015, il link lo trovate in descrizione, dove troverete il link alla mia bloggata, dove c'è il file multimediale, cioè adesso ancora, non credo che l'abbiano cancellato da YouTube, della conferenza del 2015, che io ho provveduto sostanzialmente ad andare a tradurre. Ci sono vari relatori, c'è il relatore numero 1 che espande il topic le relazioni tra Russia e Giappone in Asia. Poi c'è il relatore numero 2 che espande il topic la percezione cinese sul ruolo strategico della Russia in Asia. C'è il relatore numero 3 che espande il topic le rotte nord polari e l'evoluzione delle relazioni cino-russe. E poi c'è una serie di domande e risposte. Cosa io vi vado a ragionare in questa breve bloggata? Dunque, vi vado a sintetizzare rapidamente, a leggere la parte del relatore numero 3 che espande il topic sulle rotte nord polari e l'evoluzione delle relazioni cino-russe. C'è stato un grande interesse e dibattito circa la nuova via della seta ideata dalla Cina, il progetto che integra sia vie di comunicazione via terra quanto via mare per lo stretto della Malacca. Circa 4.6 miliardi di dollari saranno investiti dai cinesi in Pakistan e oltre per potenziare le vie di comunicazione. Esiste però una terza via, il passaggio dalle rotte polari, e questo è stato già possibile in questi ultimi 5 anni, quindi dal 2015 siamo al 2023, tutti gli anni, quindi ormai praticamente siamo a 13 anni, 14 anni o più che c'è l'aperto il passaggio a nord siberiano, sulle quali, appunto, sulle rotte polari sotto il controllo del rompighiaccio russi. L'interesse per queste rotte polari è cresciuto, infatti i russi hanno preso a patrullare, quindi controllare, tali aree con battelli militari nel caso di ricerca e soccorso, ma anche per affermare la loro presenza nell'area polare, aprendo due basi polari che erano state chiuse alla fine della guerra fredda. C'è molto interesse cinese per la terza via, ossia per il passaggio a nord-est per via polare. Essendo più corto il tragitto da raggiungere i mercati europei e nel lungo periodo tali aree non potranno che aumentare di traffico navale. Ogni convoglio necessita di un'assicurazione di un rompighiaccio e sono elementi di un costo rilevanti, ma il risparmio di tempo è elevato. Solo 15 giorni di navigazione contro i 33 passando per lo stretto della Malacca e poi da Suez. Grande interesse per l'area polare c'è in Cina anche per la presenza di molte fonti energetiche, gas naturale, petrolio, e i russi sono per adesso interessati a far joint venture sia con i cinesi quanto con gli americani per sfruttare l'area siberiana. Ma le sanzioni alla Russia potrebbero spingere la Russia verso la Cina. C'è però anche, questo si riferisce alle sanzioni che Obama mise nel 2014 sulla Russia per i problemi relativi all'Ucraina, che poi ebbero a ridetonare nel 2022. Quindi questa è una conferenza del 2015, si riferisce alla crisi, alla primaria, primigenia crisi in Ucraina del 2014. Domande e risposte con il pubblico. Quante navi cinesi serviranno al commercio cinese per far transitare almeno il 20% del loro export verso l'Europa
la rotta in Nord Polare e come si organizzeranno i russi nel fronteggiare questa sfida? Ci sono altri fattori da tenere presente, a parte la politica generale, che impattano come allarme o sviluppo nell'area siberiana polare ed Europa in modo più ampio? C'è molta propaganda nei rapporti tra Cina e Russia, anche se oggi i rapporti sono buoni. Quali sono, secondo voi, gli ostacoli più ovvi che ostacolano Russia e Cina? In passato Russia e Cina hanno collaborato, oppure hanno avuto rapporti pessimi, sfociando addirittura in una guerra. Nel futuro l'economia russa è declinante, mentre quella cinese è sicuramente in crescita. L'Occidente ingaggia oggi la Russia in Crimea, forse perché non può ingaggiare la Cina domani? Dato gli obiettivi ambiziosi posti dalla Cina con la nuova rotta della seta, oltre allo sfruttamento delle rotte nord polari, come gli altri partner commerciali come USA, Russia, Unione Europea e India come si pongono nei confronti di queste azioni? Prendendo sul serio i cinesi, oppure no, essendo la Cina ancora una superpotenza, non danno molto peso ai progetti cinesi? La nuova banca mondiale cinese, di cui anche il Giappone ne fa parte, ma la nuova istituzione cinese si è sviluppata anche nei BRICS, dove è già presente finanziariamente il Giappone, ma quanto queste nuove istituzioni bancarie mondiali di matrice cinese potranno cambiare i giochi implicando una riduzione di peso finanziario del Giappone? Quanto è vero che a causa della corruzione del sistema politico ci potrebbe essere un colpo di stato militare in Cina? E se accadesse, quale sarebbe la reazione russa, europea, americana e indiana? Ecco, queste e altre domande, se vi interessano, le potete andare a approfondire nella mia bloggata, dove ci sono tutte le risposte di questi esperti in relazione alla data del 2015. E poi c'è appunto il file, che lo potete fruire in inglese, del NUPI, con i tre relatori, che il primo parla delle relazioni tra Russia e Giappone in Asia, il secondo parla della percezione cinese sul ruolo strategico della Russia in Asia, e il terzo ve l'ho già detto, ve l'ho già letto io e sintetizzato il topic sulle rotte nord polari e l'evoluzione delle relazioni cino-russe. Ecco, questo chiaramente è un file del 20 l'Asia, un seminario del 20 aprile 2015, e quindi è comunque interessante da leggere. Il link The Russian Far East as a Regional Actor in Asia lo trovate linkato nella descrizione di questo file, potete fruire il webinar in inglese oppure la mia traduzione e sintesi. Per questa puntata è tutto, un saluto, ciao, alla prossima.